Bene, restiamo a Pontedera e restiamo a parlare anche di servizi pubblici, da Geofora ad Acque Spa per la giornata conclusiva di un'iniziativa molto importante per l'azienda dell'acqua, Acquetour si chiama. L'obiettivo di Acquatour ovviamente è un obiettivo che mira essenzialmente a far conoscere quelle che sono, diciamo, le problematiche ambientali e a far conoscere quello che è il ciclo idrico dell'acqua. E ovviamente mirato a un migliore utilizzo dell'acqua potabile, non solo potabile, perché comunque l'acqua poi è anche un'acqua buonissima da bere. Giornata finale al Teatro Hera di Pontedera per Acquetour, il progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore del bacino Basso Valdarno e che quest'anno ha coinvolto circa 5.000 studenti. Lezioni in classe, laboratori, visite guidate agli impianti di Acque SPA per parlare e far conoscere l'intero ciclo dell'acqua, un progetto educativo che nelle scuole si innesta con quello denominato Acqua Buona. Quello di far sì che sia utilizzata l'acqua all'interno delle mense scolastiche. Ad oggi sono circa già 17-18 mila i ragazzi che utilizzano l'acqua del rubinetto. Questo significa molto da un punto di vista sia economico ma anche da un punto di vista ambientale, perché sappiamo perfettamente cosa significa anche non utilizzare bottiglie di plastica o d'altro, insomma. La mattinata finale, oltre a uno spettacolo teatrale sul tema dell'acqua, ha visto la premiazione dei vincitori e la consegna degli attestati di partecipazione alle classi. Ad aggiudicarsi i premi, la scuola dell'infanzia di Via Diaz di Pontedera, la classe quarta della primaria Novelli di Pisa e la prima A della secondaria Ferrucci di Larciano.